tanto ci manca qualcuno, quindi è una formazione elastica, per esempio. In Alchiere di Luna, Porto Fortuna, Roberto D'Agostino, responsabile del look dell'immagine. E dell'immagine, nonché responsabile di anche, alcuni... Sì, anche come critico letterario, spero. Sì, beh, al più presto, ma credo... No, che... infatti questa sera, secondo me, questo è il mio ruolo, perché porto alla conoscenza di tutti gli italiani il poeta Daniele Piombi. Il poeta Daniele sì, Piombi. Sì, un poeta postmoderno, sconosciuto... Sì. Sì. Che si scoprì durante una puntata di Strix, un varietà musicale di tanti anni fa. Ricordo, non molti anni fa. È un... Metà degli anni 70. Metà degli anni 70. Lui infatti... Questo è il reperto che... Sì, esatto. Lui infatti anche dall'immagine che vedrete, dal suo look ad esempio, sì. Anticipa David Bowie. È un look, diciamo, new romantic. Sì. New romantic. Quindi che ha... È un, praticamente è un montone non rovesciato, con delle rusce... Come un montone non rovesciato, questa è la sua caratteristica. Mm. E ha delle ruce, del falpalà di alluminio. Sì. E poi una parrucca bionda. Questa parrucca bionda è fatta di uncinetto da lui stesso. Ecco, non anticipiamo però queste sublimi immagini dovute alle nostre televisioni. Però ecco, io vorrei anche dare una chiave di lettura letteraria. Sì, perché qui riesce ad esprimere il Piombi. Il Piombi. Il Piombi. Mm. Un concetto che non è molto poi distante dall'edonismo reganiano. Cioè. Però è. Contagia il nomadismo culturale. Il nomadismo culturale. Sì, è un nuovo concetto che voglio lanciare, che avvicinerà sicuramente il telespettatore a Mila Kundera, ecco. Il cecoslovacco, mm-hmm. autore del famoso romanzo. Te lo dico dopo. Vabbè, non te lo dico, devi dire. No, il romanzo è un titolo molto importante. Ma non è ne... questo, è l'insostenibile leggerezza dell'essere. Ripeto, l'insostenibile leggerezza dell'essere. Tu te lo sei letto. Adelphi. Ecco. Ho letto il risvolto. Ah, dico per te. Già è una cosa, perlomeno uno fa vedere no, che qualche cosa. È veramente. Perché... è veramente. Posso avere un quarto d'ora per spiegare? No, questo assolutamente no. Noi già siamo in ritardo. Noi già cominciamo la trasmissione in ritardo, praticamente. Quindi figurati se vuoi avere un quarto d'ora. Avverto Dario Salvatore già da adesso. Che gli do una microfonata in testa se stasera la fa lunga. Comunque, in due parole su un Daniele Piombi poeta è questo. Ecco. Lui riesce qui a raggiungere la telepatia sentimentale. Ecco. Seguite. Che viene? Che non so, adesso vi infiliamo Daniele Piombi, che significa ecco. Telepatia sentimentale. Pathos, inteso come tele, televisione, pathos, patia. Esatto, ecco, esatto. In questo, non in quel senso. Ma sempre facendosi a Mila Kundera. Ma chi è sta? Ma non c'è cosa da amiche, dissidente. Folletti, nani, rappresentanti di tutto il reame, benvenuti alla nostra festa. È il vostro principe azzurro che vi parla da questo fantasmagorico salone delle feste delle terme del reame. È un'occasione meravigliosa che ha dato appuntamento qui a tanti personaggi provenienti dalle foreste, dalle caverne. Abbiamo il presidente delle terme, delle foreste e delle caverne qui presente, che salutiamo con un applauso, il dottor Sesami. Bene, ecco, a tutti voi. Ecco il look New Romantic. Sta per iniziare qui la Piombi ha prefigurato poi lo stile del Postal Market, di Armani, di Vestro, Ferré, Crizia. Veneranno questa meravigliosa festa dal salone. Venerabile nella sua parrucchina. Bene, allora a voi tutti il mio benvenuto. È un look un po' androgino, direi. Quasi. Venite alla nostra festa, vi attendiamo tutti, belli e brutti. Un bel applauso ai brutti. Ecco, facciamolo un applauso. Soprattutto di nuca è molto espressivo. Venire è facile. Salite sul tram, raggiungete il capolinea della fantasia, salite sul tram, un tram chiamato desiderio. Fiato alle trombe. Turchetti. Un applauso a Piombi. È veramente una pietra miliare nella storia della televisione. Mi pare che il demerito di tutto questo andava a Enzo Traponi, regista. Esatto, di Strix. Ecco, a lui vada tutto il crucifige qui di quelli della notte. Ma verrà anche lui recuperato sicuramente. Certamente. Nei prossimi. Adesso io ho già detto.